Abbiamo iniziato a lavorare su Rinascente nel 2006, principalmente, stata acquisita nel 2005, quindi il primo cantiere è stato aperto nel 2006. È un lavoro molto lungo, abbiamo fatto il 10% del nostro percorso, anche perché dobbiamo passare, ed è il lavoro più difficile, da una formula self-service, dove hai la cassiera che siede dietro la cassa e un layout principalmente fatto di rails e di cose appese, ad un grande magazzino fatto di brand e di servizio pieno. Il rifacimento degli spazi con nuove luci, nuovi soffitti, nuovi pavimenti, questa è forse la parte più facile, è la parte di logistica, di sistemi, di training e di posizionamento del brand che è molto più difficile. E devo dire che noi abbiamo ancora una strada lunghissima davanti, questo è un processo che ha bisogno di 10 anni, 15 anni minimo, e di continuo management, di attenzione al dettaglio minimo che ti porta, dettaglio più dettaglio, ad avere l'immagine totale. Persona che o abita a Milano o arriva a Milano, comunque arrivi in Rinascente, è automatico che ci sia un reparto design, specialmente in una città come Milano. Allora, le caratteristiche dello spazio, sono una grande piazza d'armi e che vuole rappresentare il design in Italia, vuole rendere il design molto più accessibile e lo vuole portare alla portata di tutti e vuol far sì che tutti siano in condizioni di poterlo toccare, sperimentare, guardare, muovere, capire ed usare. Stiamo costruendo un altro negozio a Roma che andremo ad aprire spero nel 2012, un negozio importante, un flagship, quindi della misura più o meno di Milano, e sicuramente avremo un piano dedicato alla casa che sarà la copia di questo di Milano.